caratterizzati dalle dimensioni monumentali delle figure e dagli sfondi con dolci paesaggi, architetture e sculture classiche che delineano uno spazio unificato in grado di suggerire aperture verso l'esterno e di tracciare convincenti fughe prospettiche, i finti affreschi sotto forma di arazzi avrebbero dato vita a una sorta di palcoscenico illusionistico dall'effetto tridimensionale. Per rendere più comprensibile il suo progetto allo specialista fiammingo di arazzi Peter van Elst, la cui bottega di Bruxelles fu incaricata di trasferire sulla stoffa i disegni di Raffaello, l'artista realizzò vari schizzi e cartoni preparatori, ricchi di sfumature cromatiche e già molto connotati in senso pittorico, tanto che essi sarebbero diventati, dopo la morte dell'Urbinate nel 1520, oggetti di culto da collezionare al pari dei suoi dipinti. Il principale collaboratore del Sanzio nell'impresa fu Giovan Francesco Penni, autore delle bordure e utilizzato per colorare i cartoni. Ovviamente la bottega di Raffaello è tuttora un problema aperto. Gli artisti che lavorano nella bottega di Raffaello, soprattutto nell'ultima parte della vita di Raffaello, sono tutti più o meno specializzati in qualcosa. Per esempio Giovan Francesco Penni era stato quasi incaricato di portare a termine appunto il progetto degli arazzi. Giulio Romano completerà le stanze vaticane e gli affreschi della Farnesina. Giovanni da Udine, Villa Madama e in parte la Farnesina. Questo ci dà la dimensione della grandezza della bottega di Raffaello e degli artisti che poi avrebbero fatto in diverse zone d'Italia anche la fortuna della scuola di Raffaello. Tra gli episodi che compongono il compatto ciclo degli Arazzi Sistini figura anche la lapidazione di Santo Stefano, databile al 1517, che poi è l'anno che si celebra, quindi casualmente è proprio il 1517. Qui siamo in una dimensione invece completamente avulsa dai problemi religiosi in corso, dalla frattura provocata da Lutero e dalle tesi di Wittenberg. L'immagine illustra la tragica morte per lapidazione del protomartire Stefano, narrata negli Atti degli Apostoli, in cui il giovane cristiano indossa una semplice dalmatica da diacono e rivolge lo sguardo verso il cielo, squarciato da Cristo e da Dio Padre che gli appaiono in un gorgo di luce poco prima della morte. Come vedete, Santo Stefano è rappresentato nello stesso gesto della crocifissione, quasi a specchio con il Cristo. Altri dettagli iconografici tipici dell'episodio, e che lo stesso Raffaello non rinunciò a rappresentare, sono gli angeli che spostano le nuvole, proprio fisicamente stanno spostando le nuvole, allusivi ai cieli aperti che Santo Stefano disse di aver visto, e la presenza al suo fianco di Saulo, poi San Paolo, ai cui piedi i lapidatori avevano depositato i loro mantelli, e l'unico a cogliere il significato simbolico della scena, prefigurazione della sua conversione al cristianesimo. Quindi la figura di Saulo è completamente isolata con ai piedi appunto le vesti dei lapidatori. Anche se altamente drammatica, la violenta immagine della lapidazione viene trasformata da Raffaello in un algido esercizio stilistico in cui le figure, ormai a quella data ispirate alla vigorosa maniera michelangiolesca, mostrano contorsioni talvolta innaturali i loro corpi atletici ed esemplati sulla statuaria classica. In questa fase Raffaello è completamente appiattito sullo stile di Michelangelo, basti pensare alle ultime stanze vaticane, dalla stanza dell'incendio di Borgo in poi. La tavolozza squillante e il paesaggio fiabesco, ulteriormente impreziositi dalla maniera nordica di Van Elst, contribuiscono a svuotare l'immagine di ogni pur vago accenno di patetismo, a differenza di quanto si osserva nella più espressionistica versione dell'episodio a firma di Giulio Romano. Quindi questo è il prototipo di Raffaello, questa lapidazione di Santo Stefano, che tra l'altro lui aveva già disegnato a inizio Cinquecento, quindi è un soggetto che ricorre nell'arte di Raffaello. Giulio Romano, come vedremo, trasfigura completamente questo episodio, lo rende molto più drammatico, molto più anche plastico, molto più moderno, con fortissimi effetti luministici e chiaroscurali. Ispirata alla monumentale trasfigurazione di Raffaello, che effettivamente poi completò lo stesso Giulio Romano, la lapidazione di Santo Stefano di Giulio Romano, al centro della parete destra della chiesa di Santo Stefano a Genova, esibisce la medesima dimensione teatrale, ma anche stessa tecnica e stesso supporto, sono entrambi oli su tavola, del quadro dipinto dal suo maestro tra il 1516 e il 1520 su commissione del cardinal Giulio de' Medici, futuro Clemente VII, per la cattedrale di Narbonne. E qui ovviamente la caratteristica che salta agli occhi subito è la separazione molto netta tra i due registri, superiore e inferiore, luminoso quello diciamo superiore, molto terragno e molto plastico quello inferiore, evidentemente esemplata sul modello della trasfigurazione.
Purtroppo perduto, ma documentato da una raffinata copia seicentesca custodita all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi, il disegno preliminare per la pala genovese, realizzato nel 1519-20, era di mano del Sanzio, quindi il primo progetto per la pala di Genova era di Raffaello. Il soggetto, del resto, oltre che all'inizio del secolo in un disegno, era stato già utilizzato pochi anni prima dall'Urbinate per uno degli Arazzi Sistini che abbiamo visto all'inizio. Il foglio parigino, eseguito con una tecnica mista a penna, inchiostro bruno, acquerello e biacca, mostra una composizione meno affollata e meno agitata rispetto alla versione di Giulio Romano, differenziandosene anche per il trattamento più anonimo dello sfondo. Adesso faremo il confronto con il cartone preparatorio che vedete alla vostra destra, che è il cartone preparatorio di Giulio Romano, identiche dimensioni rispetto alla pala, e già si vede la differenza, diciamo, stilistica e anche iconografica tra le due immagini. Il trattamento più anonimo dello sfondo, in cui un placido paesaggio collinare indirizza lo sguardo su una città turrita, non ben caratterizzata e identificabile con Roma, come quella della pala genovese. In vista del dipinto, oltre agli schizzi per alcuni personaggi più complessi di altri, Giulio Romano realizzò anche un magnifico cartone preparatorio dalle dimensioni quasi identiche a quelle della tavola, oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana, utilizzando in particolare il carboncino per conferire vigore plastico alle figure, e questa è già una differenza molto netta tra Giulio Romano e l'ultimo Raffaello, anche proprio dal punto di vista tecnico, come lui riesce a rendere, se vogliamo, ancora più michelangiolesche le figure con una tratto quasi scultoreo. Come avrebbe ricordato il Vasari, la pala per Santo Stefano era stata commissionata dal chierico Gian Matteo Giberti, nominato da Leone X abate commendatario di quella chiesa nella primavera del 1519 e sin dal 1513 stabilmente nella corte papale, in cui sarebbe diventato il potente invidiato segretario del cardinale Giulio de' Medici, cugino del pontefice, e negli anni seguenti il moderatore della politica papale e la figura più autorevole della curia. Queste sono le parole di Adriano Prosperi, il cui volume su Giberti è tuttora una base imprescindibile. Secondo l'artista e storiografo aretino, secondo il Vasari, la tavola era, parole di Vasari, per invenzione, grazia e componimento bellissima, tanto che non fece mai Giulio la più bell'opera di questa, per le fiere attitudini dei lapidatori e per la ben espressa pazienza di Stefano, il quale pare che veramente veggia sedere Gesù Cristo alla destra del Padre in un cielo dipinto divinamente. Sulla cornice, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, erano apposti lo stemma dei Medici e un'iscrizione in latino che attestava come l'opera fosse stata dipinta secondo quando Leone X era ancora il pontefice regnante e Giulio de' Medici cardinale, il che fornisce come terminus ante quem il 1 dicembre 1521, data della morte del Papa, e induce a collocare l'esecuzione della pala tra il 1519 e il 1521, anno in cui il Giberti ricevette peraltro l'ordinazione sacerdotale. Quindi con ogni probabilità c'è anche una sorta di identificazione tra il Giberti appena ordinato sacerdote e Santo Stefano. Dal punto di vista iconografico, tanto il dipinto quanto il suo modello mostrano una composizione nettamente separata in due registri. Quello superiore, dominato da una luce sulfurea su cui si stagliano Cristo e Dio Padre sulle nuvole circondate dagli angeli, e quello inferiore, dal colore più scuro, eccezion fatta per lo splendore ieratico emanato dal Santo, in cui i protagonisti assoluti sono i sacerdoti ebraici, tutti più o meno trasfigurati in maschere grottesche e impegnati a lanciare grosse pietre sul primo martire cristiano. Questo è un dettaglio del Santo Stefano, illuminato quasi come fosse sul palco da un gigantesco faro, completamente isolato. E qui, allargando un pochino l'immagine, si vede questa straordinaria invenzione scenografica dei lapidatori in circolo intorno a Santo Stefano, ognuno con una grossa pietra e con questi visi trasfigurati in maniera bestiale e grottesca, e però questo circolo si interrompe quasi per dare la possibilità ideale all'osservatore, al potenziale osservatore, di entrare e immedesimarsi nella scena sacra. Alla morte di Raffaello, sopraggiunta il 6 aprile 1520, Giberti trasferì la commissione a Giulio Romano e volle che la scena fosse bipartita come la trasfigurazione, ma apportando alcune variazioni iconografiche. Come è stato scritto, infatti, egli pose in particolare risalto il martire in primo piano,
isolandolo dai suoi tormentatori che si affollano in semicerchio alle sue spalle, e diede allo spettatore la possibilità di partecipare idealmente alla scena e completare il semicerchio, divenendo egli stesso lapidatore del martire. E questa peraltro è una straordinaria trovata iconografica che verrà molto imitata durante il Seicento italiano. La pala era, ed è tuttora a Genova, e molti artisti di passaggio a Genova, da Rubens a Van Dyck, presero questo dipinto come esempio per le proprie scene di martirio. È stato rilevato che con questo dipinto, caratterizzato dal contrasto dicotomico tra la nobile santità del santo e l'aspetto semicaricaturale dei suoi crudeli, stolidi, ignobili tormentatori, l'artista spezza i limiti del decorum fino allora osservato nella rappresentazione della sofferenza e dell'omicidio e preannuncia i cruenti quadri di martirio dell'epoca barocca. Sullo sfondo, disposte senza alcuna logica, ma delineate con un impeccabile rigore antiquario, sono state disseminate le celeberrime architetture dell'antichità classica, quali il Tempio della Sibilla a Tivoli, la Colonna e il Mercato di Traiano, la Piramide Cestia e il Ponte Milvio a Roma, senza alcuna continuità, se vogliamo, sia rappresentativa, sia cronologica, una sorta di pasticcio antiquario per sfoggiare la grandezza di questo artista che effettivamente padroneggiava la cultura classica antiquaria. Non è infine da escludere che, per mezzo del giovane diacono Stefano, l'allora 25enne Giberti intendesse alludere alla sua recente ordinazione sacerdotale, identificandosi perciò con il protomartire cristiano. Verso il 1520-21, Leone X offrì in dono al re d'Inghilterra, Enrico VIII, una seconda tessitura degli Arazzi Sistini, quindi torniamo al punto di partenza, gli Arazzi Sistini e la lapidazione di Santo Stefano, già al Kaiser Friedrich Museum di Berlino e oggi distrutta. Echi della maniera finale dell'Urbinate erano giunti nell'isola anche grazie a Girolamo da Treviso il Giovane, che è l'artista che prenderemo in esame nella parte finale di questa relazione. Entrato al servizio del sovrano inglese nell'estate del 1538 in qualità di pittore e ingegnere militare e ucciso nell'autunno del 1544 a Boulogne da una cannonata ricevuta mentre erigeva le fortificazioni per l'assedio alla città francese. Pittore, incisore, scultore e ingegnere militare, Girolamo da Treviso si era formato una solida e aggiornata cultura artistica raffaellesca durante il soggiorno tra il 1519 e il 1527 a Bologna, dove già si trovava la celebre Santa Cecilia del Sanzio e dove dominava incontrastato il gusto filo romano di Francesco Francia. A tale influenza avrebbe poi aggiunto la conoscenza diretta dell'opera di Giulio Romano, e questo è un elemento decisivo per poi leggere l'immagine che andremo a vedere, con la cui equipe avrebbe collaborato nel 1527-28 alla decorazione delle sale dei cavalli e dei venti in Palazzo Te a Mantova e di cui avrebbe ammirato la pala di Santo Stefano a Genova, dove era stato convocato nel 1528 per affrescare il palazzo di Andrea Doria, che alla fine gli avrebbe preferito per Indelvaga. Alcune lettere spedite all'artista tra il 1538 e il 1542 da Pietro Aretino, quindi l'artista era ormai stabilmente in Inghilterra, che aveva avuto modo di conoscerlo e frequentarlo durante il suo soggiorno a Venezia, dove almeno dal 1530 risultava ascritto alla fraglia, alla corporazione, alla gilda, dei pittori lagunari, testimoniano il grande favore di cui Girolamo da Treviso godette presso re Enrico VIII, che lo avrebbe premiato per i suoi servigi con una pensione annua di 400 scudi, gli avrebbe finanziato la costruzione di un ampio palazzo per la famiglia e lo avrebbe infine messo nell'ordine dei gentiluomini che lo servono, queste sono parole di Aretino, atto degno di sua maestà mirabile, gli avrebbe scritto il poligrafo, e cosa conveniente alle vostre condizioni eccellenti. La fiducia di cui il pittore beneficiò negli anni inglesi è documentata anche dall'incarico affidatogli da Enrico VIII di guidare ben 100 archibugieri in una delle fasi salienti della campagna militare in Normandia, durante la quale avrebbe incontrato la morte. Al periodo trascorso in Inghilterra risale la cosiddetta allegoria protestante. Un olio su tavola dipinto a grisaille e attribuitogli nel 1953 da Philip Pouncey, conservata alla Royal Collection di Hampton Court e sin dal 1547 nelle collezioni di Enrico VIII,
nei cui inventari era menzionato come A Table of the Bishop of Rome and the Four Evangelists Casting Stones Upon Him. È un'immagine straordinaria. La maniera un po' rude con cui sono tratteggiate le figure trova puntuali corrispondenze con almeno tre xilografie che illustrano scene di lapidazione nella Coverdale Bible, la prima Bibbia riformata inglese stampata nel 1535. Il che rivela come Girolamo da Treviso si fosse pienamente inserito nel clima artistico e culturale della corte dei Tudor tra anni 30 e 40. Merita inoltre di ricordare che allo stesso artista è stato assegnato nel catalogo di un'asta londinese di Christie's del 23 giugno 1970 un disegno a penna inchiostro bruno su carta bruna, oggi al Metropolitan Museum di New York, raffigurante un'allegoria antipapale e antiimperiale con la morte che dispensa denari al Papa e all'imperatore per pagare il traghettamento all'inferno sulla barca di Caronte. Questa è un'immagine altrettanto icastica e potente. Addirittura è la morte stessa in persona che offre denaro prima al Papa e poi all'imperatore che gli sta immediatamente a fianco per attraversare quella sorta di città di dite, quella città infernale, si vede sulla destra. Si vede la barca che attraversa questa sorta di laguna infernale, sullo sfondo la città con le fiamme che salgono verso l'alto. Un'immagine che sembrerebbe un'immagine prodotta in terra tedesca, invece è con ogni probabilità di un artista formatosi nella più importante bottega artistica italiana d'inizio Cinquecento e che poi abbandona completamente quel linguaggio per adeguarsi, se vogliamo, allo stile nordico. Tra l'altro non è casuale che in quegli anni fosse presente alla corte dei Tudor Hans Holbein, un altro grande pittore della Riforma. Attribuzione poi confermata da uno specialista della grafica veneziana del Cinquecento quale William Rerich e avallata dalla presenza degli archi classici nella città infernale sullo sfondo che riecheggiano quelli nella stessa posizione della pala genovese di Giulio Romano. Questa dimostrazione che Girolamo da Treviso era passato per Genova, dove era stato ingaggiato inizialmente da Andrea Doria, vede la pala di Santo Stefano e riprende questa parte col mercato di Traiano e la inserisce con questi stessi effetti luministici in questo disegno. Il dipinto illustra anch'esso una scena di lapidazione, al pari dell'arazzo di Raffaello e del quadro di Giulio Romano. Questo è interessante per capire la trasmigrazione delle immagini, dei simboli. Una scena che è una lapidazione di Santo Stefano che ritorna, come vedremo, a essere una lapidazione, ma in tutt'altra chiave, ma in cui il protagonista, invece che un martire cristiano, è un papa colpito dai quattro evangelisti, ciascuno munito di una grossa pietra con sopra scritto il proprio nome, Johannes, Matteus, Lucas e Marcus. È ormai abbattuto a terra tra due allegorie muliebri dell'ipocrisia e dell'avarizia. Ipocrisia e avarizia. E con i simboli del suo potere temporale, di cui si riconoscono un rosario, un aspersorio, un cappello cardinalizio e una bolla con quattro sigilli. La figura a sinistra di Johannes, l'unica con il volto completamente coperto da una pietra, è inoltre caratterizzata dalla presenza in asse con la sua testa di un piccolo candelabro acceso, simboleggiante la luce del Vangelo e con ogni probabilità ispirato a quelli della visione dei sette candelabri nell'Apocalisse di Albrecht Dürer, pubblicata nel 1498 e ancora nel 1511. Anche se può apparire singolare, l'immagine del pittore trevigiano è in parte esemplata su quella di Giulio Romano, che è una sorta di mentore ideale, una sorta di maestro ideale. Come dimostra soprattutto il confronto calzante tra la figura di Matteus, la seconda da sinistra, e quella del bestiale lapidatore a torso nudo al centro, in piedi dietro il braccio destro di Santo Stefano. In realtà l'allegoria aspramente antipapale di Girolamo da Treviso rovescia il significato della tavola del collega Capitolino e lo fa grazie a una serie di espedienti stilistici e iconografici di straordinaria forza icastica. Anzitutto, ed è l'elemento
che si evidenzia subito. Anzitutto lo fa deprivando il quadro genovese di uno dei suoi principali punti di forza, il colore. Nel dipinto inglese, infatti, la tavolozza si concede quasi esclusivamente austeri toni di grigio, a imitazione di una stampa, e l'artista era un incisore, oltre che pittore. Se si eccettuano le poche tracce di oro usato per le bordature delle vesti, le aureole degli evangelisti e la tiara papale. Al tono plumbeo della scena, allusivo verosimilmente a una funerea età del ferro incarnata dalla chiesa di Roma e dal suo pastore riverso a terra, fa eco il paesaggio scabro e montano dietro gli evangelisti, in cui un poderoso sperone roccioso riecheggia il monte Calvario, mentre la città sullo sfondo a sinistra, dove svettano varie guglie di fattura gotica, si incarica di rispondere alla Roma classica immaginata da Giulio Romano per la Pala di Genova. È quasi una sorta di risposta punto per punto alla Pala di Giulio Romano. Nel quadro, inoltre, come appare ovvio in considerazione della sua iconografia antipapale, manca ogni pur minimo riferimento all'autorità magisteriale della Chiesa, che nell'immagine giuliesca era invece simboleggiata sia dallo stesso protomartire Stefano, precursore dei pontefici, sia dalla duplice presenza di Cristo benedicente e Dio Padre con lo scettro, e sia infine dallo sfondo con Roma, la città dei Cesari divenuta poi la sede del papato. L'unica autorità che conta davvero nel dipinto di Girolamo da Treviso è quella della parola dei Vangeli. Scagliati con violenza sotto forma di pietre dai loro autori contro chi dovrebbe esserne il depositario e che invece ne tradisce tutti i giorni lo spirito con una condotta dissoluta e con un rapace attaccamento ai beni terreni. Vale infine la pena di sottolineare come la figura del pontefice appaia antitetica a quella di Santo Stefano. Vestito in modo sontuoso, il Papa è raffigurato a capo chino, quasi giacente al suolo, e con la mano destra che tocca la terra, ennesima allusione al suo avido attaccamento alle effimere ricchezze terrene, mentre il protomartire cristiano, con indosso una sobria dalmatica, solleva lo sguardo verso il cielo, venendone illuminato dalla luce della grazia, e simula con le braccia il gesto della crocifissione, specchiandosi nella figura di Cristo che gli appare in visione. Quanto alla brutale violenza dell'iconografia, il cui modello, come ha osservato Manfredo Tafuri, è sempre la Pala di Giulio Romano, essa può essere confrontata con quella che connota l'Hercules Germanicus di Hans Holbein il Giovane. Anch'egli per anni al servizio di Enrico VIII in Inghilterra, una xilografia del 1523 in cui Martin Lutero indossa i panni di Ercole che massacra a colpi di clava i maestri della teologia scolastica, tenendo appeso al naso con una corda un papa morto. Appare verosimile che il quadretto fosse una risposta, questa è la mia interpretazione, per quanto tutta privata e destinata a rimanere tale, alla scomunica fulminata il 17 dicembre 1538 contro Enrico VIII da Papa Paolo III, che presta i suoi tratti somatici all'anziano e barbuto pontefice di Girolamo da Treviso. Papa Farnese, infatti, non aveva mai nascosto la sua ostilità nei confronti di quel riottoso sovrano inglese che, dopo la fatidica pubblicazione dell'atto di supremazia nel 1534 e la spietata campagna di soppressione dei conventi cattolici inglesi a partire dal 1535, si considerava, cito, il capo supremo sulla terra della Chiesa d'Inghilterra immediatamente sotto Dio. Dopo essersi alleato nel febbraio del 1543 con l'imperatore Carlo V contro la lega tra la Francia e l'impero ottomano, il collerico pontefice lo avrebbe bollato in uno dei suoi proverbiali accessi di ira come più pericoloso degli stessi turchi. La tavola di Girolamo da Treviso non faceva che riflettere la drammatica violenza di una frattura politica e religiosa ormai insanabile tra la corona inglese e la Chiesa di Roma. Come è stato scritto, nel dipinto otto braccia, otto mani sono obiettivamente voci eloquenti di una posizione ideologica riformista, affermata senza dubbi e senza reticenze, come se, trovandosi in Inghilterra, l'artista si sentisse più libero di esprimere il pensiero senza doversi nascondere in inutili nicodemismi, che è un po' la cifra iconografica e stilistica dell'arte italiana in quegli anni.
Il mondo sospeso di Giulio Romano, neppure sfiorato dalla bolla exsurge domine con cui il 15 giugno 1520 Leone X aveva fulminato Lutero, vietando a tutti i paesi cattolici la stampa, la vendita e la lettura di libri che riflettessero gli errori e le eresie delle 95 tesi di Wittenberg, lasciava il posto, un paio di decenni più tardi, al mondo greve e monocromo dell'artista trevigiano, nella cui sferzante iconografia antipapale non vi era ormai più spazio per la classica magnificenza di Roma, violentata nel 1527 dalla furia iconoclasta dell'Anziché Necchi di Carlo V. Grazie.